Oh madre, un giovane. Famene fino a correre, noi famene malu. Tene pazienza, Mari. Suveniti? Quando acabar de mappare, regalare su o non giocare su una brocche abba. Mancare i murrungiace. E mi non ti flimme a giocare in camino, con Toni avrimme scuricare. Mi non dia già scrascia, Buru. Indessi a giocare. Mica tenere di andare su, ONU a sabba. Non fare. Ancora mai. Articolo 12, paragrafo D. Le forze speciali sono fantastiche. Chiunque può far intervenire le forze speciali nella giornata degli scherzi, perché le forze speciali sono dichiarate fantastiche. Ma non credevamo che qualcuno le avrebbe chiamate da qui. Io l'ho fatto. Ok, va bene, ma le chiude di marshmallow sono una schifezza, non uno scherzo. James, mettilo giù adesso. Sì, mettilo giù. Mettilo giù. Siamo d'accordo? D'ora in poi ascolteremo di più Gustavo, così sarà meno stressato e non vorrà più ucciderci. Ah, sei tu. Andiamo a fare un giro in bici. Ancora. Eppure mercoledì lo sai che non ho tempo neanche per respirare. Che palle però. Perché non chiedi a tuo padre quando torna, se torna? Ma tanto lo sai che non avrà voglia. Perché non ti guardi un film? Quello che ti ho preso l'altro giorno? Mi sono comprato uno scooter per solo. Dov'è l'iPad? Boh. L'iPad. Ah, ecco l'iPad. Visto dov'era l'iPad? Perché non usi quello che ti ho preso? Per cosa te l'ho preso a fare? Ma se non lo c'è da una settimana. Questo è mio. Comunque, la cena nel frigo. Mangia se non sarà la giornata. Sono Carlos. Vai! Vuoi uscire con me stasera? Certo, ci vediamo alle 8. Un'altra femmina che non è venuta da te, di Orsulera, che fu andata a Santo Giorgio, tua femmina. E canto una caffè con l'onzo, sapevo, scuro che mi intendo male. Ui, samas, ui, una canna con la colcata, che ti piscio, che ti riesco a te di piscio. Non c'è colca, con le dambelle, non c'è da cansata. Scatando fu da gas, La pastiglia non esisteva. No, no. Cosa sta succedendo? Pastiglia, la pastiglia. Però, no? Io da puntino, non gli fui giù. Marie, non ti era bastanza il tuo viaggio che hai fatto? Qua non è stato già tanto, che via tabba. Da solo ne buffa in me, tabba. Lo stupido di Francesco non vuole entrare nel mio clan, idiota. E tu, che poi sto anche finendo le scorte d'oro, che palle. Boh, io non ci gioco. Non l'hai ancora installato? Sei così dall'ultima volta che te l'ho detto? Non me ne frega. Allora che te ne fai di quel Samsung lì? Comprati un Note 3310. Ah, sì, perché il tuo fa pure il caffè. 32 giga di memoria espandibile, 4 giga di internet. Bello esteticamente, comodo, leggero, una bomba. Peccato non parli.
C'è un'applicazione anche per quello. Per farti compagnia. Boh, la userò quando sarò vecchio. Ragazzi, dai, faccelo vedere. Dai. Ma è proprio il nuovo modello. Lo schermo sarà almeno 4K. Hai già installato Flash? Sì. Che livello sei? 43. E che livello ce l'hai nel ciclo? 7. Entra nel mio clan, ti prego. Come si chiama? Fiamma. Andiamo a giocare da qualche altra parte? Vicino a casa mia c'è un bell'albero, potremmo andare lì. Che livello ce l'ha il volume? Il 3. E le mura? Tutte e tre al 13. La torre dello stregone? 4. Le difese aeree? Al 7. Gli arcieri? Al 9. E i mastini? Al 5. Wow. E che lega sei arrivato? Cristallo. 1, 2, 13, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ma sa quante ne è sta colata? 20, 21, 22, 23, 24, 25, già stacco! Rullo stotto giù. Mari, gomma de per scontare due. 1, 2, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, già stacco. Thank you.
chi sei? Cos'è? Sei muta? Vabbè. Allora sai parlare. Io sono Roberto. Quanti anni hai? 9. Come me? Io sono Acquario. Tu? Eh? Lasciamo stare. Quando sei nata? 12 ottobre 1906. Hai 109 anni? No, 9. Ma come? Mi hai appena detto che sei nata nel 1906. Ora siamo nel 2015. Però... 109 anni non è che li dimostri, Meno male. Aspetta, quindi tu vieni da un'altra epoca e hai viaggiato nel tempo fino a qui? Ma è una figata! Come hai fatto? Stavo giocando a nascondino con i miei amici e poi mi ritrovo qui. Voglio tornare a casa. E com'è casa tua? Casa mia è svegliarsi con l'odore del pane appena fatto da mamma. E... aprire la gabbia alle galline e rincorrerle nell'orto. Casa mia è Antonio, che viene a chiamarmi per andare a giocare a Saderra Segada e addormentarsi con nonno che mi racconta le storie. Casa mia è così. Portami con te. Non so come fare. Beh, sei arrivata qui giocando a quel gioco... come si chiama? Nascondino. Sì, magari se fai la stessa cosa funziona. Proviamo. Va bene. Però prima vorrei farti un regalo. Hai mai visto il mare? Che cos'è? Posso guardare adesso? Aspetta ancora un attimo. Ora puoi guardare. La brocca! La che? Devo riportare la brocca a casa, andiamo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo stacco! Thank you.
un amico mio. E de nue. Devorase. E devorase de nue. Devorar meda. Cosa pensavi, che qui ci divertiamo e basta? Sveglio, la prima cosa che vedo è tutto questo. E non so perché, ma appena apro gli occhi mi sento bene. Io la prima cosa che vedo quando mi sveglio è lo schermo del mio cellulare. E ci sono sempre 20.000 messaggi di Giorgio. Ma anche nel 2015 ci saranno cose così da guardare. Non sarà tutto brutto come dici tu? Sì. Ma noi non le guardiamo. L'hai mai visto un asinello? Bye.
Se tornassi bambino, giocherei a nascondino per ore, per non farmi trovare, restare da solo nascosto a guardare. Se tornassi bambino, non avrei più paura dei mostri, ma piuttosto dei grandi noiosi e pesanti con teste pensanti. Se tornassi bambino, sarei disobbediente e monello, e farei sempre quello che gli altri vorrebbero che non facessi. Se tornassi bambino, saprei già cosa fare da grande, e starei sempre in giro a osservare la gente e far tante domande. Se tornassi bambino, suonerei un pianoforte scordato, componendo canzoni che poi venderei a un cantante stonato. Se tornassi bambino, sarei certo un bambino creativo, fischierei allegramente imperterrito sempre lo stesso motivo. Se tornassi bambino, sai che cosa farei? Brucerei gli spartiti dei dodecafonici e poi fuggirei. Se tornassi bambino, forse restituirei a una vecchia la chiave di casa, scusandomi, e poi me ne andrei. Se tornassi bambino, non avrei più paura del buio, ma piuttosto mi fiderei poco del sole sul far del mattino. Se tornassi bambino, non avrei troppi dubbi di sorta, vorrei sempre giocare e scartare, sarei sempre ultimo in porta. Se tornassi bambino, vorrei sempre soltanto giocare, e che mi fosse concesso di credere ancora alle favole a Babbo Natale. Se tornassi bambino, sai che cosa farei? Brucerei gli spartiti dei dodecafonici e poi fuggirei. Se tornassi bambino, forse restituirei a una vecchia la chiave di casa, scusandomi, e poi me ne andrei.